Ciao, sono Valentina Nappi. A proposito di porno, caro Parenzo, come dimenticare quello che è accaduto ieri sera in questa disgraziata emissione radiofonica? In questa disgraziatissima emissione radiofonica. Ricordo perfettamente. A un certo punto, dopo le 20, diciamo le 20.06. C'è una signora anche rispettabile nel chi era? Suo. Chi era la signora rispettabile? No, ma che no, c'entra la, quella? La, no, no, la venditrice di la sex toys. La venditrice di no, sex non c'entra niente. Ah, no. Cosa? Ma quanto è ingrassato Gottardo? Sì. Lo vedo dalla telecamera di servizio. No, ma non è ingrassato, ma che cazzo? C'è una panza pazzesca. Ma che dici? Ma è diventato un botolo. È sempre stato piuttosto costoso. No, però vedi, telecamera, vedi, guarda, vedi, povero Parenzo, alzati i piedi. È la dimostrazione. Quanto mi alzo sei grasso, piedi. Cazzo, mi alzo i piedi, ho perso 4 kg dall'ultima volta che si vede, ma non dirlo, che è dirlo perché lo arrestano. Quando arrestano. Quando tu, povero Codardo, sei diventato povero Codardo che non sei altro. Il 6 di gennaio mi sei stato posso di dirti fianco per due mangia ore meno, ma col mangia cazzo meno che mi dici questa mangia cosa qua meno, perché tu sei meno debole con i forti e mangia forte meno con i deboli mangia meno, ma io passerò a Roma a di servizio lavare nel sangue questa offesa la telecamera che tu di servizio hai sei diventato un adorabile ciccione. Ma cosa ma proprio ciccione dicendo? Una panza pazzesca. Guarda, mi peso la prossima volta che vengo qui e ti no, dimostro con i numeri di servizio mostro con i numeri che ho perso. È la televisione che ti ingrassa, è la televisione che ti ingrassa, purtroppo la televisione ingrassa e non rende più intelligenti come tu. Allora, ragazzi, se volete terminare questa augusta conversazione sì sul peso di Gottardo, anche tu Parenzo, diciamo, non è che sei proprio un figurino, diciamo, certo, no? Ha smesso no di andare in palestra dopo no, un mese e rompe i coglioni a me. Sbagli proprio perché proprio stamattina, guarda, sono tornato, guarda, sono anche in piedi, che anche dalla dietologa. Che dice infatti, il tigre? Che dice il tigre? Tra l'altro, Parenzo posso anche spogliarmi, è alto, se voglio, è alto uguale quando voglio è seduto vedere e quando è in piedi. Posso anche spogliarmi, facci vedere la panza, facci vedere la panza, il cosa? Il bicipite. Tutto. Facci vedere la panza, sì, facci vedere l'addominale. Tutto in diretta, poi chiaramente poi facci vedere la panza in radio, è bellissimo roba, da dire. Pensa che interesse hanno quelli che sono in auto, guarda, di fronte in auto, alla tua panza. Voglio farti vedere perché stamattina proprio il mio io ho l'istruttore dietologo tutto che paghi a caro prezzo. Istruttore privato, però il tic, allora che no, adesso stai tirando i muscoli. No, no, no. Sì, ma dai, ma respira, guarda, respira ogni no, tanto. No, respira, dai. Non, guarda, stai guarda, parlo, non stai respirando. Parlo, stai respirando. Parlo e respiro. Allora, ragazzi, è un fisico invidiabile. Ci sono le fisico invidiabile da chi? Togli la camicia direttamente. Ma no, quella no, perché comunque un fisico invidiabile da Mauro da Mantova, ma probabilmente. Ti assicuro che ho intanto ho perso 3 kg, sì, ma sto mettendo su quanti ne hai persi? Massa muscolare sto mettendo su. No, no, apri. Mi chiamano il tigre. Ma senti, ho già fatto vedere prima. Fascino basso. Mi chiamano il cosa hai messo? Ma anche sto facendo proprio pesi e palestra perché per combattere il fascismo bisogna anche mettere su un po' di muscoletti. Ma i muscoletti cosa? Qui, sifilitico qui, anche sei qua sopra. Guarda che roba, ormai facciamo la cesta di ferro una volta. Non c'è sentire pancia, il rumore zero. Batti con la pancia. No, non c'è pancia, non c'è pancia sicuro. No, non c'è. A proposito di vedere, potrei farti vedere io invece Cruciani che ho dovuto depilarmi il pube. No, no, quello ed è una no sensazione mamma fastidiosissima. Io sentirei ti prude, beh, ti prude. Basta che ti tagli i capelli. Hai risolto il problema. Tu cioè ti sei depilato sul pube, non ho capito. Sì, completamente perché depilato. Ti sei depilato intorno allora, all'uccello. Per motivi nel suo che non caso posso svelare, ma ti sei depilato intorno all'uccello. Vuoi vederlo? No, non lo voglio vedere, ma ti cosa, sei guarda, ti sembra una quaglia. Sembra una quaglia, è una cosa. Lo sai che la gente lo fa? Lo sai che la gente un pulcino la gente lo fa per pensare che di avercelo più lungo. Ma no, vero? Sì, 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 effettivamente sì. No, sembra ma non ti preoccupare più con quella massa di grasso per forza, anche uno spillo allora, sembra un albero. Vi ripeto, ieri dopo le 20:00 City, dopo le 20:07, grande scontro Max Felicitas Rocco Siffredi. Mi dite una cosa, ma Papa Renzo, ma gli sta a partire la brocca? Se spoglia pure Papa Renzo, mo. Madonna, ma a parte dico fatti la chiaretta, Papa Renzo, mi pari l'uomo di Neanderthal, mi pari. E poi dico, con qua la panzetta, mamma mia, mi pari un piccolo bambino con la panzetta da adulto. E come mi si raccomando, parla? Non famo ste cazzate, Woo!
ragione, se uno si spoglia, ragazzi, un minimo di decenza ci deve essere. Io ho visto delle cose prima nella pancia di Parezzo che ha fatto vedere per dimostrare che era dimagrito, che era agghiacciante. Non c'è nessuna pancia. C'è il corpo di chi dimagrisce, ma in realtà mantiene una piccola protuberanza là davanti. Flaccido. È osceno, meglio allora l'orgogliosa pancia, l'orgogliosa pancia di Gottardo. Nel mio caso c'è una protuberanza, se uno guarda bene, ora depilata, tra le altre cose, è una cosa agghiacciante. La depilazione è detta anche epilazione. Mamma mia, con la crema. Signor Gottardo, con la crema. È una cosa mia moglie. Non riesco a capire la scelta perché la scelta non posso svelarlo, lo posso svelare solo la settimana prossima. D'accordo, la settimana prossima. Comunque si è depilato all'inguine, praticamente si è depilato nella zona intorno al pisello. Mi serve per delle foto di scena. Le foto di scena. Non posso dire di più. Foto di scena. Anche devi fare le foto al cazzo, non posso dire di più. Non può dire di più, deve fare delle foto, vabbè. Devo fare delle foto. Foto a lingua, è una cosa ghiacciante, scusa. Ragazzi, comunque, la cosa che volevo chiedervi è in quale... Però è vero che sembra più lungo dopo che te la sei depilata. Ma sì, assolutamente, questa... Che c'è? Brasiliana ancora? Vai. Ci sei direttamente dal B&B magico. Che è successo? Cos'è il B&B magico? Cos'è questa pete? Lo sai che il brasiliano condivide sempre l'amicizia. Ciao Giuseppe. Con il sottofondo uno che gridava aiuto, se non ho sentito male, peraltro. Cos'è sto video? Il brasiliano che stava accartocciato su una, faceva vedere le chiappe e ha detto condivide sempre, come no? È un esperto di intimità. Come quello, come si fa a condividere di batterie? Cosa vuol dire batterie? Batterie sarebbero le orge, praticamente. Le orge, le ammucchiate. Quante cose si imparano ascoltando la zanzara? Non sono solo le bande criminali. Quando uno dice ho fatto una batteria, andiamo a fare una batteria, significa andiamo a fare un'orgia, andiamo a fare un'ammucchiata, un sesso di gruppo. Oppure alla radio scarica e deve cambiare. Allora, ragazzi. Sì, degli imputati in un processo. Hey! c'è Ruffini che mi il dice Ruffini, sì, che sì, Mr. Sì. Potato di Toy Story assomiglia clamorosamente a Gottardo. Sì. Merita una riflessione. Beh, è uguale. Identico, è vero. Non ho le orecchie così a sventola. Sì, è vero. Però hai quel baffetto così, quella panza così. Beh, è un genio, Ruffini, bisogna dire. Sì. Mister Pato di Toy Story somiglia clamorosamente a Gottardo. Sì. È vero. Vuoi sentire Capezzone? No.